Ehi la ciurmari, eccoci qui su Imperator Rome con l'episodio che dovrebbe essere, scusatemi, il numero 53. Detto ciò, allora, nello scorso episodio siamo riusciti a pigliarci un pochettino di famiglie che ci hanno dato un po' di aria fresca, ecco, per quel che riguarda la nostra situazione. Allora, abbiamo qua un po' di truppe che ci serviranno di sicuro per una eventuale invasione della Mesopotamia. Ma stavo valutando se effettivamente non fosse più interessante invadere la Frigia. Ora come ora, è vero che abbiamo questo pezzo di traccia che ci rompe davvero molto, molto, molto le scatole in questa situazione, in questo momento. Perché nulla, il nostro per la nostra prosecuzione naturale ci è bloccata, ora come ora, da quello che è la traccia, perché qui c'è una zona che è proprio traccia e basta. Non so se a questo punto, allora comunque, dare contro la Frigia o meno, perché allora se dichiarassimo guerra, la Frigia non entrerebbe nessuno, solo i suoi vassalli. Che diplomacy, quali sono i vassalli della Frigia? Oh, Giudea con Commagene, Bambice, Chios, Giudea. Ok, che non è troppo un problema. Il discorso è che di qua non riusciamo ad entrarci, cioè non riusciamo a prenderci possedimento di tutta quella roba là. Cioè, sì, ma non passando via terra. Potremmo comunque sempre espanderci in questa zona, perché ricordiamo che noi vogliamo ricostruire l'impero di Alessandro Magno. Quindi abbiamo bisogno di queste due province qua sotto della Frigia, cioè no, quelle due città della Frigia, e di riuscire ad accedere anche a quell'altra zona, cioè questa qua e questa qua. Quindi una guerra contro la Frigia è molto importante in questo momento, solo che logisticamente non sarà per niente facile da gestire, perché avremo bisogno di truppe qua per gestire la Giudea, che ha 13.000 armate comunque. Avremo bisogno di parecchie truppe qua per gestire tutta questa zona qua, avremo bisogno di truppe che passano in questa zona e truppe che invece sbarchino qua. Si può fare. Si può fare, ci sta, ci sta, ci sta. Riusciamo magari a fare delle altre truppe? Non lo so. Può sembrare magari esagerato fare delle altre truppe ancora, ma qua abbiamo modo di scaricarle facilmente. Sì, con le navi. Dobbiamo prendere le navi qua che facciano da sponda per passare. Per loro al momento hanno solo 55 corti, pochi soldi e pochissimo manpower. Quindi è il momento proprio ideale per poterci andare contro. Qua Nasso, però dobbiamo. Questi 15.000 mi serve che siano qua sotto. Per forza, per questa zona dobbiamo essere sicuri che cada in nostra mano, come anche dobbiamo essere sicuri che cada in nostra mano Aegina, che in realtà non è un problema. Però allora 15.000 li mandiamo in là. Qua quanti ne abbiamo? Abbiamo 25, 20 e 18, che dovrebbe essere tranquillo anche se lui ha la maggior parte delle. Anche se dovesse avere la maggior parte delle truppe qua, dovremmo riuscire a reggere la situazione. Mentre invece qua, allora, come forti, come è messo? Allora, c'è un forte qua. Un forte qua e tutto il resto è libero. Tutto il resto è facilmente prendibile. Ok, allora intanto queste le spostiamo qua. Queste le spostiamo. No, allora queste le mandiamo qua in su. Che poi no, è meglio non allontanarle troppo. Fintanto che voi prendete questo forte qua. Allora, qua come forte io come sono messo? Questo è mio. E reggerà l'impatto qua in questa zona. Questo anche dovrebbe reggere l'impatto. Allora, il confine ce l'abbiamo tutto presidiato. Non dovrebbero entrarci da nessuna parte a meno che non facciano il giro. In questa zona qua indietro abbiamo dei forti. No, non abbiamo dei forti. Questo potrebbe essere un problema. Però possiamo metterne a costruire uno per caso. Sì. Facciamo che fare un forte là. Quanto ci metterà?
17 dicembre 609, cioè 2 anni e mezzo praticamente. Vabbè, intanto facciamo così. Poi le nostre navi le facciamo riparare, che era necessario, perché non sono tutte a posto. No, forse sì. Ma forse stanno tutte bene, boh. Allora, provincia di Grecia. Questo ci sta? Sì. Vai. Ci sono quelle del Scorned Family, il Zoticid, che però adesso gli darò quel... Posso segnarlo qua, Zoticid? No, fino al 8 giugno 608, quindi ancora un anno. Vabbè, ci sta. Heavy Infantry Discipline ci sta, dai, vai. No. No, va bene. C'è un supporto per i pretendenti. Por no, sta scendendo di nuovo la... Perché diamine ci sono sempre dei pretendenti per la persona sbagliata? Come faccio ad avere Antigone che venga favorita? Sono tutti che vogliono lui. Allora, a meno che non gli cambio la edge, gli dico... Non so come cavolo fare il discorso, cioè lui ha un sacco di pretendenti. Perché? Così per, cioè non posso neanche dichiarare guerra in questa situazione. Come cavolo faccio a impedire che siano super mega favoriti dall'altro? Perché vogliono lui? Ha più roba? Lack of loyalty to Antigone Lagit. Non è leale ad Antigone? Questo ha 15... Più 12 sono 27 e 8, 35. Senza contare quegli altri. Questi sono 10, 20, 30, 39. Comunque. Cioè, molto più forte lei, perché diamine lack of loyalty? Cioè, è lui e Abreas che non ha... Non ha loyalty? Non so cosa diavolo farci.
Cioè, qua perdiamo tantissima legittimità, ma solo perché cosa? Perché... Boh. Lack of loyalty. Non lo so, scusate, io vado a controllare un attimo, metto in pausa perché... niente, ragazzi, ho cercato dappertutto, ma non riesco a trovare una soluzione a tutto ciò. Non capisco, tra l'altro, che cos'è che dice come lack of loyalty. Forse se mi fosse più leale lui... Ah, prima di fare... amicizia. Perché qua la situazione è molto, molto, molto tragica. Se ci cade di nuovo giù la legittimità... È terribile. Devo spendere il mondo di punti qua. Ah, questi non mi sono fedeli, ecco perché. E quindi ci sta che non vogliono quello mio. Però meno mi sono fedeli, meno mi saranno fedeli perché la mia cosa diminuisce. Allora. Vai, quanti ne restano ancora? 30 more. Vai. Vai. Vai, sto finendo i punti a forza. Ok, mi sa che li ho fatti tutti. Più che altro, allora, com'è che sono messi qua? Non possono essere ancora 97 che lo vogliono. Ho speso tutti i miei soldi. Spendiamo del potere religioso, si può, sì. Non possono essere ancora messi così male i tizi. Ah, ok. Però precipita comunque, cioè ci sono 79 persone che preferiscono lui. Non abbiamo qualcosa per aumentare il guadagno di fedeltà, porca miseria. Proprio no, proprio no. E niente, facciamo che forzarlo di nuovo con la Cyrene. Ma perché ho troppa gente sotto... In Egypt loyalty è al massimo 51,55. Prendiamo dell'alta tirannia per dargli roba. Qua continuano a morire di fame, ovviamente. Andatevene via, andatevene via. Ma non possiamo, dai, altre 5 di tirannia. Ci inimichiamo tutti.
È una situazione proprio brutta quella attuale, eh? Qui non possiamo fare proprio nulla. Ma non crescete ancora, basta crescere, porca miseria. Niente, non ce l'abbiamo fatta a farcelo amico, ma ovvio che non siamo riusciti a farcelo amico perché c'è qualcosa che ci aiuta qua. No, l'unrest, no, vabbè. Vada con questo, boh. Non c'è una stance particolare che possiamo utilizzare per... Dove che era? Diplomacy. No. Non so cosa fare, non abbiamo neanche delle idee di... Governor Loyalty, General Loyalty e Admiral Loyalty. Abbiamo già due idee che ci migliorano la realtà. Ce n'è una militare che ci migliora la realtà? No. No, 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 no. Ah, che brutta storia, che brutta fregatura. Ci sono un sacco di persone che non posso neanche... a cui non posso neanche chiedere nulla per sopportare il mio erede, perché non mi vogliono, mi vogliono morto. Morta, cioè. Probabilmente devo avere almeno 50% perché loro vogliano il mio erede. 50% di realtà. Ma... sì. Vabbè, Fort Defense non è importante. C'è qualche cosa che mi migliora la situazione? Se è importo, esporto... No. Allora... Commerce Income, Research Tech, Monthly Tyranny. Country Civilization Level, Integration Speed, Integration Speed, buono. Ruler Popularity Gain, no. Allora, aspetta, questo cosa ci dà? Allora, cancella questo. E prendiamo... Non c'è nessuno che ce lo dà? La seta? Dai! Beh, prendiamo dei vestiti allora. O ce l'abbiamo già? No, Papyrus abbiamo, no. Da Isauri è Phrygian Revolt. Questo è Decapolis. Vai da Decapolis, ok. Vorrei davvero far aumentare la realtà di brutto, invece no, non si riesce. Allora, se ne corrompo uno, quanto ci mette poi a scendere la mia corruzione? Oh, andiamo da me, quanto ci mette a scendere questa mia corruzione? Non scende mai! Non vedo niente che lo fa scendere. C'era qualche cosa che fa scendere la corruzione. C'era un... una legge. Mi pare, ma allora, Slay Drop. Ma qua cosa abbiamo? Meno possibilità dei pirati. Qua... National Tax. Ok, no, Monthly Corruption non ci interessa.
Oh, cosa è successo? Ah, niente. Nulla, mi sa che non abbiamo nessuna possibilità di questo. Per popularity gain. No, diventa lunatica. Manpower, loyalty. Questo non sarebbe male comunque. Vada con questo, possiamo, abbiamo 269, ma dobbiamo spendere per altra roba. La legittimità l'abbiamo già alzata. Scende di 0,14, quello ce lo farebbe scendere solo di 0,9. No. E no. Potremmo effettivamente cambiare legge per prendere questa. No, scusami. Questa. Tanto soldi ne abbiamo parecchi. E questa qua. Allora, andiamo su questa. Intanto, allora. Quello è molto corrotto. Mettiamo questo qua. Vada. E adesso la corruzione non scende, quindi quello è il problema principale. E chi è morto? Lo Ierofante. Mettiamo lui come Ierofante. Ci sta? Sì. Va bene. Abbiamo solo altro della gente buona e valida in questo momento. Qua vogliamo mettere il Zoticid, come che era. Dove è andato? Lui. Sei fedele? Sì. Ok, così non abbiamo più Scorned Family e siamo a posto. Disloyal Character. Questo, ok, e quest'altro qua. Generale, mi... Scusami. Questo cosa comanda? È quello che comanda la mia flotta? Quella flotta là. Vabbè, dai. Potrebbe andarmi peggio. Fosse stata l'altra era un gran bel casino. Nulla, direi che noi ci salutiamo qua per questo episodio e ci vediamo nel prossimo, sperando di riuscire a risolvere una volta per tutte questa situazione. Ciao a tutti, buona giornata.